Allora, la spiegazione del video. Ho collegato Audio-Technica ATLP 120 USB con destina Goldring 1600. Il primo minuto e mezzo con il Rega Aria MK3 MM. Poi fino al terzo minuto il prefono interno del giradischi. E con questo andava meglio. C'era più guadagno col prefono del giradischi, il guadagno era ancora più basso. Adesso mi spiego perché a casa mia con il Synthesis Roma 510 ACL Grounding mi mangia parecchia potenza. 60 watt di diffusori servono tutti e 80 watt del valvolare. E niente. No, non pensavo c'era tutta questa differenza. E con il Rega qua proprio c'è un altro mondo. È la verità. Con quello lì e l'MC è un altro mondo. Il suono, a parte il guadagno che è più basso, c'è meno armoniche, meno vero. Boh, sembra più digitale quasi. E niente, tutto qua. Un'altra prova delle mie, vi saluto, arrivederci.